Εσύ, εσύ ήθελε να τα δοκιμάσει όλα. Σι. Και τι συμπέρασμα έβγαλε που πήγε με τόσου διαφορετικού άντρε, με τόσε διαφορετικέ φυλέ. Allora, per me, per me, aver comunque confrontato me stessa nella sessualità con tantissimi tipo di razza, comunque di colore, di, 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 sì, di, di queste persone, Per me era importante perché io così ho capito di, di, di come vivono in, in altri paesi altri uomini. Io per esempio ho, ho fatto anche sesso con, con un uomo che si chiama John Holmes nell'ultimo periodo della sua vita che aveva l'AIDS. Sconcertante, sconcertante. Quando è arrivato sul set io... Io dissi al regista, dico guarda e parlo dell'86 mi pare, no aspetta, sì sì, 86. E Io vedevo questo uomo alto, molto magro, molto così, e io vedevo che stava male, però io ho detto al regista ho chiesto ma cosa avrà, ma perché sta male? Perché viene sul set era famoso e importante, il famoso John Holmes. E il regista mi ha detto no, no, c'è il cancro al colon, eh, sta curandosi, non, nulla, eh, tranquillo, stai lavorando. Io ho lavorato, però poi sono venuto a sapere dal mio futuro marito, che è poi è americano, da cui poi ho avuto il mio figlio Ludwig, che mi ha mandato la cartella clinica di John Holmes dove c'era scritto John Holmes, eh, in, in, in deficiency IDS. Sono rimasta talmente allibita, credimi, che giusto buon Dio perché mi ama e, e perché io non sia morta, perché se, potevo morire di AIDS. È che ne scorrisse eh, profilattico che. Senza protezione. Senza mm -hmm. protezione. Ma credimi che era una cosa talmente. Eh, io ero rimasta allibita che io ho detto io. Io oggi, con oggi non sarei dovuto già essere in vita, anzi, ti dirò. John Holmes è del 86... 86, io mi sono sposato con l'americano nel 91, papà di Ludwig, io sarei già dovuto morire dopo due anni, nel 93-94. Neus Come no, assolutamente. Io credo in una corretta informazione sessuale, <grede> sia nelle scuole sia in televisione. Sia sui giornali, in tutto il mondo, in qualunque paese che sia. Perché purtroppo c'è un dilagante problema di AIDS, che è, eh, bisogna eh, assicurarsi di non prendere le malattie. Purtroppo, anche in Italia, poco tempo fa c'è stato un uomo. Eh, che, mh, che ha fatto sesso tra l'altro che questa ragazzina era un 16enne, minorenne piangeva in televisione e diceva era il mio primo amore e dice mi ha rovinato, non mi ha detto niente ha infettato, questo uomo ha infettato non so se 18 o 20 donne sono tutti con eh, siero positivi tutti AIDS allora io dico una cosa innanzitutto con la legge da tutelarsi che di punire quei uomini o donne che siano che chiunque abbia l'AIDS già conclamato o sieropositività devono comunque dichiarare al partner e comunque utilizzare il preservativo